10 domande in 10 minuti. Però, sei pronta? Ciao! No, già fa niente. Prontissima. Perfetto. Lo yin e lo yang. Così. Partiamo da Giada. Quando ti chiedono che lavoro fai, tu cosa rispondi? Se faccio la pastigiona. In realtà inizialmente dicevo che facevo la cake designer, adesso mi piace di più dire che customizzo dolci. Architetto di dolci, architetto di dolci, questo mi piace. Non male, non male, architetto di dolci. Rosy? Io invece mi occupo di tutto quello che è la parte social, tutto quello che è il contatto col cliente, tutto quello che è il marketing, eccetera, eccetera, quello è compito mio. Ottimo. Giada, la tua definizione di successo? Poter... Tempo libero. No, infatti quello, avere la serenità. Vero. Anch'io. Sono d'accordo con lei. Avere tempo libero e godersi un po' di più quello che si ha. Perfetto. Avere tempo libero, serenità, libertà. Mi piace. Secondo voi, quanto conta l'idea in un business di successo? Giada. L'idea è fondamentale, perché probabilmente è proprio il punto di partenza. È da un'idea che nasce sempre tutto, ma non solo nel business, è in tutto, in tutte le scelte che si facciano nella vita. Quindi l'idea è proprio il punto di partenza. La difficoltà è mettere in pratica l'idea che si ha in testa, è quella più quello che conta realmente, il poter realizzare la propria idea. Una percentuale, se tu potessi assegnare una percentuale idea business di successo? In che senso, perdonami? Una percentuale. Il rapporto? Idea di successo e business? Ah, secondo me siamo al 50-50. No. Anche di più, secondo me. Tu, Rosy? Io sono una generazione più vecchia e provengo dal commerciante di vecchia generazione che poi si è trovato con internet, e oggi le cose sono acceleratissime. Se non hai l'idea prima di tutti, noi per esempio siamo stati i primi cake designer ad aprire in Italia 15 anni fa ed è stata l'idea vincente. Se ci fosse venuto un anno dopo avrebbero aperto altri, non saremmo stati quello che siamo stati, non saremmo diventati forse le torte di Giada. E oggi come oggi internet aiuta e massacra, perché un'idea che hai potrebbe già essere stata fatta e andresti solo a copiare. Interessante. E, Giada, che consiglio daresti a chi ha un forte desiderio di partire con la propria iniziativa, ma non l'ha ancora fatto? Di essere 50% razionale e 50% un po' folle. A essere troppo razionali si resta troppo frenati, a essere troppo folli si va a ruota libera e c'è il rischio invece di fare qualche errore, anche se un margine d'errore è sempre da considerare, però sicuramente poi quello che direi è di provarci. Wow, un mix. Rosy? Sono d'accordo con lei, ci vuole 50% di pazzia e 50 invece che lei è bravissima, molto razionale, e però le due cose poi collimano. Poi per fortuna c'è anche Marco che fa da calmieratore. Ecco, esatto, calmieratore. Quindi ci vuole un mix, ma anche un bravo cuoco, un bravo chef. Ingredienti per mettere in pratica la ricetta, sì, bravissimo. Devi saper usare gli ingredienti. Mi sembra fantastico. E comunque se credi nella tua idea, se ci credi, devi farlo, perché ti resterà sempre il rimpianto di non averlo fatto. Ovviamente fantastico. Con i rischi che corri, come oggi. Ci sta. Invece, qual è stato il miglior consiglio, Giada, che ti sia mai stato dato? Mi è stato dato da un famoso imprenditore bresciano durante una chiacchierata. Un uomo che comunque ha un'esperienza sulle spalle,
e che porta avanti un'azienda adesso che stanno portando avanti i figli, e che mi disse che bisogna paragonarsi un po' ai soldati, no? E wow. Ai soldati che sono nelle trincee. Se tu non hai un addestramento, oppure pensi di buttarti in prima linea, di uscire dalla trincea senza una copertura, un'armatura, sicuramente ti succederà qualcosa. Mentre se prima pensi e ragioni anche un minimo, okay, quello che puoi mettere in uno scudo, sicuramente limiti i danni, e se invece ti proteggi bene, sicuramente ti fai strada in mezzo a quello che è il campo di battaglia. Armatura. Rosy? Sai che più ci penso e più non so che qual è stato il miglior consiglio che mi è stato dato, perché un po' faccio sempre di testa mia, di conseguenza preferisco darmi consigli perché ci sono passata prima. Va bene, ci sta, ci sta. Questa vi accomuna, ognuno può raccontare la sua storia. Se c'è stato, qual è stato il tuo errore imprenditoriale più grande, Giada? Bella domanda. Forse è ancora venire. Anche per me. No, io sì, no, l'ho avuto il terrore però più grande. Una cosa, un pensiero, mm-hmm, che forse dovevamo fare tutto ancora prima. Cioè, quando abbiamo avuto l'idea, ovviamente, quello che si parlava prima, no? Quel 50-50, per un certo momento ha prevaricato il timore, quindi la razionalità, e quindi ci ha frenato. E mettere in pratica anche l'idea che avevamo in testa ci è voluto un po' di tempo, quindi tra virgolette posso pensare che è stato perso un pochettino di tempo per mettere a punto. Però voglio pensare, sempre riferito alla domanda invece precedente, che abbiamo fatto come il giovane soldato che sta creando la sua armatura per poi buttarsi nella mischia, capito? Quindi alla fine il più grande forse deve ancora arrivare. Rosy? Sono d'accordo con Giada. A un certo punto io mi sono detta cosa voglio fare da grande, perché provenivo comunque lavoravo come commessa, di conseguenza un giorno mi sono detta ma cosa voglio fare io da grande davvero? E lì mi sono buttata in un'impresa che è stata fantastica, e che poi si è trasformata in un'altra impresa con Giada e Marco. Dunque, per me è stata solo una cosa positiva, posso dire da 20 anni a questa parte. Fantastico, fantastico. Qual è stata invece, Giada, la tua più grande soddisfazione professionale ad oggi? Tutte. State diverse, quindi capire qual è stata la più grande non ti saprei rispondere in questo momento, perché comunque la più grande viene da come dici tu la domanda, la soddisfazione. Non dobbiamo pensare ad un come si può dire, ad un ammontare economico, okay? Ma a una soddisfazione dentro, personale, esatto, la gratificazione di, esatto, quello che fai. E per noi comunque ci sono questi momenti in cui rendiamo un momento di felicità, un momento speciale nella vita delle persone, e soprattutto in questo periodo che ahimè c'è tutto questo distanziamento, comunque sì, vuol dire moltissimo. E a volte non ci ricordiamo neanche di tante cose che abbiamo fatto, tante realizzazioni che abbiamo fatto, a chi le abbiamo date, altro, perché comunque per noi è importante a tutti saper dare comunque lo stesso valore e la stessa importanza. E quindi la più grande soddisfazione, anche quella probabilmente deve ancora venire, ma perché comunque è sempre una soddisfazione. Molto bello. Rosy? Ah beh, io visto che ho incontrato tutti i VIP, posso dire invece che la grande soddisfazione è stata incontrarli tutti, cosa davvero, che chi l'avrebbe mai pensata? Cioè, poi se non facevamo questo lavoro, ma quando hai incontravo il Papa, incontravo la Belen, incontravo i Pui, cioè, che ne so io, invece con questo lavoro sono arrivata a fare la foto anche con quelli di Ballando sotto le stelle, tutti. Il Papa, cioè, scusate, chi mi avrebbe mandato dal Papa se non una torta dalle torte di Giada? Fantastico. Beh, non male, direi, non male. La parte razionale, la parte folle. Fantastico. Ma la mia età ci sta, io posso farlo. Dai, i 50 anni di oggi sono i 30 di una volta. Prendiamo la macchina del tempo.
torniamo indietro al momento in cui eravate ancora dipendenti o stavate pensando di partire. Ecco, Giada, cosa diresti a te stessa in quel momento? Sto provando a pensare che cosa mi sono effettivamente detta. Devo dire che avevo... No, che cosa diresti tu a te stessa? A te stessa. All'esperienza di oggi. Anch'io, subito. Farlo prima. Esatto. Cominciare prima. Lanciarsi di non scoraggiarsi, perché si possono incontrare diversi gradini da superare. Ci sono degli step più o meno alti che in Italia sono portati da quello che a volte sono delle burocrazie un po' complesse da superare, nel senso, soprattutto se magari da solo non si ha esperienza, delle fasi un pochettino più complicate, ma si possono fare, bisogna avere solo un pochettino di pazienza e la costanza e la voglia di fare. Rosy? Comunque farlo. Prima, non aspettare. Avrei fatto prima esattamente quello che poi ho deciso di fare. Questo assolutamente. Poi sono tutte esperienze, comunque anche quelle precedenti, positive o negative, che ti formano, no? Di conseguenza assolutamente l'avrei fatto prima. Farlo prima. Giada, dovessi ripartire da zero oggi, tavola rasa, quelle esperienze, il bagaglio che hai, qual è la prima cosa che faresti? La prima cosa che farei o la prima cosa che penserei? Mi faresti? Faresti? Adesso ho sbagliato la domanda. Che faresti? Io farei? Sì. Sicuramente non c'è una cosa sola, ce ne sono diverse, nel senso che sicuramente andrei a migliorare quello che è l'obiettivo della mia idea e probabilmente sarei più sul focus, sul pezzo, quindi riuscirei ad essere un pochettino più diretta verso quello che è la mia nuova idea o la mia ripartenza e nello stesso tempo farei tante altre cose, perché non ce n'è una sola, probabilmente ne farei tante altre, ma tutte molto più velocemente, sempre. Anche perché il mondo d'oggi è molto veloce. E l'altra cosa, qualsiasi idea sia nuova, qualsiasi ripartenza si vada a fare da zero, bisogna secondo me sempre ragionare nella propria testa che quell'idea non è per un semplice libero professionista, un nuovo negozio, una nuova attività, ma un brand. Bisogna pensare da brand, perché siamo in un mondo che comunque ormai bisogna pensare in questo modo, perché quello che è internet ha aperto il mondo a tutti e in internet ci sono i brand, e quindi bisogna pensare in questo modo. Un ottimo consiglio. Rosy? Io aprirei tanti negozi delle torte di Giada. Io farò un franchising per tutta l'Italia, così quando vado a fare in giro i miei viaggetti potrei entrare e dire: no, questo è mio. Tante piccole Giada, che purtroppo ne ho fatto una sola, invece devo fare tante piccole Giada. Io tante piccole mini Giada in giro per l'Italia, non sarebbe male come immagine anche. Sarebbe moltissimo. Delle torte di Giada e dappertutto, tutto a proporzione, tipo un palumpa. Sì, l'umpa-lumpa. Ecco, io farei così. Io aprirei, non è detto che poi non si faccia, cioè qui certo. Quindi Giada creerebbe un brand e Rosy tantissimi punti vendita delle torte di Giada. Ci sta, esatto. Bene, ne abbiamo già due. Mi sembra. C'è 2 senza 3, poi 3, 4, 5, adesso vediamo. La partenza è importante. Invece, una domanda. Giada, se c'è, qual è la tua prossima idea da trasformare in business? Allora, a parte che se dovessi dirla adesso... ci giochiamo la cosa, perché c'è in realtà. Cerchiamo di descriverla senza giveaway, di dar via troppo. Dedicata ai bimbi, c'è? Dedicata ai bimbi, senz'altro.
quello sarà dedicato ai bambini, proprio il mondo dei bambini, e in particolar modo tu sai già quella cosa che abbiamo detto prima, che non puoi dire. E abbiamo anche un altro progetto. Però c'è, e quindi dobbiamo prepararci, sì, per una grande idea brandizzata, siamo pronti. Brandizzata col vostro brand, la nuova idea col vostro brand. Sì, assolutamente, okay. Sì, viene spiegato le torte di Giada. Mi sembrano ottime. Però coinvolgeranno anche altre realtà, e ci fa molto piacere poi far sapere chi sono, ma perché proprio la cosa è sempre il discorso di legato ai bambini, e ovviamente cercare di lavorare sul territorio con altri imprenditori.